Antonio Allegra, direttore Panini, figurine, ma chiaramente Luxa Comics and Games, e qui c'è un ennesimo crossover che Panini fa fra il videogioco, il fumetto, le figurine. Stavolta è un videogioco. Stavolta è un videogioco, diciamo che noi facciamo collezioni di figurine e card sui fenomeni di costume in senso lato. E certamente un videogioco come Fortnite è un fenomeno assoluto. Da questo punto di vista abbiamo già... Tu giochi a Fortnite? O sei di quelli che impediscono agli altri di giocare a Fortnite? Nessuna delle due, penso che io onestamente non gioco, mio figlio che è un teenager gioca. È chiaro. E devo dire appunto che abbiamo già lanciato qualche mese fa una collezione di trading card. E invece di questi giorni, quindi Luca è proprio un momento di lancio in grande stile, la collezione di figurine. E devo dire che i segnali sono molto molto positivi, in qualche maniera le figurine come se avvicinassero al mondo di Fortnite. Quindi noi siamo chiesti, ma chi è che fa le figurine di Fortnite? Sono i giocatori, gli adulti? In realtà... vediamo, sono molti ragazzini che si stanno avvicinando al mondo di Fortnite e quindi grazie alle figurine già giocano e quindi magari trovano i propri eroi, le skin, i personaggi, oppure magari aspirazionale. E quindi da questo punto di vista l'album serve per far rientrare in un mondo che poi gusteranno appieno magari tra qualche mese. Ecco, l'album è classico, no? Figurine non troppo lungo, giusto? No, assolutamente sono... no, è una questione da... Allora, 300 è una via di mezzo, giusto? Di mezzo, perché quello dei calciatori siamo sulle 700. 700 abbondanti, quasi 800. Una Bibbia, no, okay. Questo diciamo che è un album comunque decisamente ricco. È già molto bello da arrivo di copertina, vedete, copertina comunque lavorata, goffrata. Effetto metallico. Assolutamente, tecnico. Da questo punto di vista noi siamo molto attenti alla qualità anche fisica del prodotto. Figurine grandi molto molto belle secondo me. Quindi da questo punto di vista è una collezione che dà soddisfazione anche ai giocatori. Quindi in questo senso direi che è un buon compromesso appunto per o rimanere nel mondo di Fortnite o avvicinarsi da sé a questa definizione. E ormai sembra che tutto roti lì, no? C'è stato questo evento ora, questo salto, Black Hole. E posso già anticiparvi che noi stiamo lavorando sulle nuove collezioni e le nuove collezioni in qualche maniera comprenderanno questo fenomeno. Quindi finché va avanti questa storia voi la seguite. Decisamente sì. Bene, grazie mille a tutti. Grazie.